Ciao, oggi presento questo coltellino della Opinel. Premetto che l'ho comprato, l'ho preso con i punti di una raccolta, più precisamente all'esse lunga, è disponibile fino ad ottobre e tutto sommato non ne chiedono neanche tanti. Io sinceramente di questo coltellino non so come dire, non è che avessi molta fiducia, no? Perché avevo già visto alcuni filmati fatti da altri e appunto, vabbè, mi era venuta la curiosità di vedere come era fatto, però sinceramente non l'avrei comprato, ecco. Avendolo tra le mani, diciamo che ci ho un po' ripensato. Vediamo come si presenta in questa scatola di cartone. La marca Opinel, ci sono descritte le caratteristiche. È un numero 8. La Opinel, per chi non lo sapesse, distingue i suoi coltelli con dei numeri che rappresentano di solito la lunghezza della lama del coltello quando è aperto. Questo è numero 8 outdoor, lo chiamano così. Ha la particolarità, si vede immediatamente, di avere la lama fatta in questo modo, cioè una parte normale liscia, una parte seghettata e di avere questa finestrella aperta qui sul bordo. Oddio, anche il resto è fuori dalle righe rispetto agli Opinel classici, nel senso che per esempio il manico è in materiale plastico, mentre normalmente gli Opinel sono con il manico in legno. C'è comunque la chiusura di sicurezza Viroblock, che è questa, che praticamente permette di tenere in sicurezza il coltello sia quando è aperto sia quando è chiuso, quindi facendo girare questa ghiera il coltello non si apre più quando è chiuso, mentre quando è aperto, sempre facendo girare la ghiera, mettendola in posizione, la lama diventa praticamente una lama fissa, cioè non si ripiega più su se stessa. È una sicurezza, però direi di non approfittarne più di tanto, cioè nel senso che io sinceramente non lo utilizzerei in questo modo perché c'è sempre comunque il rischio che qualche colpo faccia girare la sicurezza e la lama si ripieghi sulla mano di chi lo sta utilizzando. Il coltellino è dotato anche qui in fondo sul manico di un fischietto, cioè è proprio incorporato dentro, vediamo se riesco a farlo vedere, ma è nero su nero e mi sa che non si vede molto. Comunque è un fischietto molto potente, 110 decibel, quindi ha una buona potenza. È dotato di un cordino qui in fondo e ha quindi un buco passante per poter eventualmente comunque anche questo cordino sostituirlo e mettere dell'altro. Che dire, la lama fatta a questo modo, cioè così seghettata, non è come magari si potrebbe pensare fatta per essere usata per segare del legno, perché diciamo, la dentatura, penso si possa vedere, non è di quelle che di solito si trovano nei multi-tool dove appunto c'è proprio la lama specifica come sega da legno. Questa finestrella serve per avvitare e svitare quelli che si chiamano in gergo grilli, cioè sono dei, come dire, tipo dei moschettoni a vite. Adesso sulla parte dietro della confezione del coltello c'è una figura, vediamo se riesco a farla vedere. Praticamente si vede qui quell'aggeggio lì,
Praticamente è appunto quello che io chiamo un grillo, cioè una specie di moschettone che si usa, credo, principalmente in nautica, cioè nelle barche, per fissare corde, sartie, cose di questo genere, cavi in genere. E questa ferritoia serve appunto per avvitare e svitare la chiusura di questo apparecchio. Che altro si può dire? Ecco, appunto stavo dicendo della particolarità della seghettatura, che appunto è fatta per facilitare il taglio invece di corde, sartie, cose del genere, anche piuttosto spesse, perché un cordino normale, diciamo che un coltello normale, cioè affilato in modo liscio sulla lama, non ha problemi a tagliarlo. Se si tratta di tagliare invece delle sagole, delle corde, delle cose tipo da montagna, da arrampicata, cioè che hanno uno spessore tipo di questo genere, la cosa diventa più difficile. Questa seghettatura invece rende praticamente molto più facile il taglio di queste cose, e in effetti, ripeto, sul dietro della confezione è evidenziato anche questo aspetto. Si può vederlo da questa parte, si vede proprio una sagola e il segno della montagna o del mare, quindi lo scopo della seghettatura è quello. Ciò non vuol dire che non lo si possa usare per tagliare un piccolo legno, cioè un ramoscello, una cosa del genere. Diventano un po' più difficili lavori di spelatura o cose di questo genere. Ecco, perché in pratica bisogna prenderci la mano ad usare soltanto la parte qui, cioè la parte liscia. Ecco, cioè se si devono fare dei lavori un po', ripeto, di spellatura, cose di questo genere, ecco, che si farebbe con un coltello normale. Che altro posso dire? Niente. Ah, ecco, che la lama invece risulta più robusta di un Opinel, cioè del suo fratello della stessa misura, cioè lo spessore è più ampio, e in effetti tenendolo in mano ha un buon peso, pur avendo un manico in plastica che dovrebbe essere quindi leggero, ha un bel peso questo coltello. E appunto il manico, essendo in plastica invece che in legno, non risente, per esempio, di condizioni di umidità, di se viene bagnato anche appunto dall'acqua di mare e cose di questo genere. Per avere così proprio un minimo di idea di raffronto fra questo e uno normale, questo è il suo fratello gemello, ma normale, cioè normale nel senso di produzione standard Opinel. Quindi anche lui ha la sua, vabbè, ho già fatto la recensione in un altro video, quindi è inutile che sto qui a ripeterla. Ha anche lui comunque la sua ghiera di fissaggio. Questo buco qua gliel'ho fatto io per infilare il cordino, e tutto qua. Quindi possiamo vedere che la dimensione è praticamente la stessa, quindi la lunghezza delle lame praticamente è uguale. Si differenzia un po' la forma, ecco, questo sì. L'outdoor è un po' più largo, quindi c'è, cioè, la lama in questo senso è un po' più larga, e soprattutto appunto è un po' più spessa. Stiamo parlando di qualche forse decimo di millimetro, niente di, però effettivamente questo è più spesso, ed è, insomma, dà l'impressione di essere più robusto. Ecco. Poi magari metto anche qualche foto dove si possono vedere un po' meglio le particolarità.
L'impugnabilità dei due attrezzi è praticamente la stessa, insomma. Questo dà l'impressione di essere più leggero, pur essendo appunto avendo il manico in legno, e questo invece di un po' più di robustezza, ecco. Non è male. Non è male, se lo si riesce a prendere a un prezzo accettabile, perché ho visto robe dai 20, 25, 30 euro. Io sinceramente, se non per un uso proprio, ecco, tecnico, cioè appunto tipo barca, tipo roccia, tipo montagna, cioè dove c'è bisogno di utilizzare queste due particolarità, in un uso invece per, come posso dire, diverso, forse questo, cioè quello classico, a parte che costa 10 euro e quindi tranquillo, non c'è problema, la versione inox, è un po' più maneggevole, ecco. Per vedere sempre alla buona le caratteristiche di taglio, vediamo se è tenuto presente che questo l'ho già usato e super usato, quindi vabbè, la lama non è proprio più delle migliori. Ecco, questo tende un pelino, ripeto, su del cartone, a strappare un poco, però cioè questa seghettatura può avere il suo vantaggio invece, per esempio, per iniziare quindi se uno non gliene frega niente della perfezione del taglio, con questo va giù e spacca tutto. Detto chiaro, questo qui magari si impunta un pochettino, però diciamo che ha un taglio più leggero, più, cioè, penso che si veda. Mentre quest'altro è un po' più rozzo, perché vedi, ecco, può la seghettatura in qualche caso, bisogna farci un po' la mano per utilizzarlo, mentre se si utilizza la parte solo la parte, diciamo, affilata normalmente, cioè quella piatta, è un rasoietto e a quel punto non ci sono problemi. Una cosa interessante, anche se non è, diciamo, fatta apposta, la presenza di questa finestra qui sul manico permette, con sinceramente una certa difficoltà, anche un'apertura a una mano. Cosa che ovviamente col suo fratello minore è cioè praticamente impossibile, perché non si riesce a prendere, cioè bisogna proprio fare delle cose turche. Ecco, ovviamente anche la chiusura si può farla con una mano, semplicemente portando in posizione. Quindi ecco un'altra particolarità di questo coltellino che potrebbe essere da tenere in considerazione. Niente, tutto qua. Ecco. Se lo si riesce a prendere per un buon prezzo, direi che è senz'altro un buon articolo. Da tenere conto anche, ecco, che, va bene, io non ne ho parlato prima, ma che questo fischietto invece, questo sì, è molto molto utile averlo dietro, perché in caso di bisogno permette di segnalare la propria presenza, di chiedere soccorso, e non è a pallina, quindi di quelli che hanno dentro una pallina che si può incastrare, rompere, fare, quindi funziona. Non è di metallo, uno dice vabbè, di metallo è più robusto, è vero, però in una situazione di temperatura molto bassa il metallo del fischietto può diventare praticamente adesso esagero, un surgelato, ma appoggiarlo alle labbra può provocare qualche problema. Quindi
plastica ovviamente non ha questo problema, quindi non può raggiungere il freddo che raggiunge un metallo e appoggiarlo sulle labbra, fare dei danni alle labbra. Ecco. Al momento non mi viene in mente altro, basta, direi che è tutto qua. Saluto, ringrazio per la visualizzazione del filmato, saluto come al solito tutti, gli amici che mi guardano, che scrivono, che commentano e alla prossima. Grazie, ciao.